cosa c'è? Vision Air, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Benvenuti nello spazio di Vision Air dedicato agli ospiti, con un nuovo contenuto realizzato grazie agli amici di Fred Film Radio, The Festival Insider, presenti ai più importanti festival cinematografici in giro per il mondo. Chiara Nicoletti è stata alla presentazione del film Deepwater, Inferno sull'Oceano di Peter Berg, e ha intervistato il protagonista Mark Wahlberg. Sentiamo cosa gli ha chiesto Chiara. Che cosa sapeva della storia? Cosa ha scoperto invece dopo, facendo il film? Well, I knew what everybody else knew, what I saw and learned on the news. In realtà sapevo tutto quello che sapevano gli altri, quello che veniva trasmesso dai telegiornali, l'aspetto del disastro ambientale, quello che era stato provocato, ma è stato soltanto dopo aver letto la sceneggiatura, aver letto il New York Times, aver visto 60 Minutes che mi sono pienamente reso conto del fatto che comunque erano andate perdute delle vite e di quanto fossero stati coraggiosi gli uomini e le donne che erano presenti sulla piattaforma, che avevano tentato di fare qualcosa e di salvarsi e di quella tremenda, terribile notte. È stato soltanto quando ho partecipato alla realizzazione del film che mi sono reso conto di quanto questo mondo dell'estrazione petrolifera offshore sia un mondo molto diverso, molto complesso, perché noi tutti quanti utilizziamo queste risorse, ma poi sono pochissimi quelli che effettivamente si sanno da dove vengono, sanno cosa ci vuole per tirarle fuori, per estrarle, e quindi questa è stata una cosa che ho imparato facendo il film. È stato più d'aiuto il fatto di interpretare un personaggio vero, o invece risulta più complicato per un attore? Well, it's complicated. Obviously, you have a lot of responsibility, but those are. Diciamo che è più complesso nel senso che ci sono molte responsabilità, però poi fondamentalmente questo è il tipo di ruolo che mi piace interpretare, quello che mi dà maggiore ispirazione, che trovo molto, che rappresenta una sfida maggiore, ma è al contempo molto più gratificante, perché questo è il tipo di storia che per me è fonte di maggiore ispirazione. Lei è anche produttore del film. Come siete riusciti con Peter Berg a mettere insieme questo grande cast? I think they all felt compelled to be a part of something that was much more. Fondamentalmente il fatto che tutti quanti si sono sentiti attirati, in un certo senso quasi spinti a far parte di un qualcosa di così importante, a sperimentare, a vivere un qualcosa di così profondo, di così grande rilievo, cosa che magari come attore non ti capita tanto spesso, di essere coinvolto in qualcosa che abbia questo livello di importanza. Anche perché la cosa fondamentale che sia Pete che io abbiamo stabilito sin dall'inizio, cercando proprio di dare quello che era il tono, il passo del film immediatamente, era che questo era un film che doveva e che voleva rendere omaggio a queste 11 vite perdute e che voleva rendere omaggio ai coraggiosi sopravvissuti. E quindi, una volta compreso questo, tutti quanti gli altri componenti del cast si erano resi conto che non era tanto quello che un attore poteva trarre, ma il contributo che poteva dare a rendere omaggio a queste persone. Quello che abbiamo appena sentito è solo un breve estratto dell'intervista realizzata da Chiara Nicoletti a Mark Wahlberg, protagonista di Deepwater, Inferno sull'Oceano, al cinema in questi giorni. Se volete ascoltarla tutta, basta andare sul sito www.fred.fm e cercarla nella sezione podcast. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, vi aspetto sul sito di Vision Air. A presto e buon cinema a tutti!